Angela Burrowes lavora nella deliziosa biblioteca della contea di Nice. Sebbene sia brillante e amata dai lettori, una bella mattina di sole viene informata dalla sua superiore, Tina, che è sul punto di perdere il lavoro. Il motivo? Nonostante i continui richiami, la sezione erotica continua a essere un problema con le copertine troppo esplicite, così in bella vista. Per non parlare delle libertà che Angie si è presa nell'organizzare la festa di Capodanno per single, o il concorso di scrittura di San Valentino, dove gli aspiranti scrittori si misurano con un racconto hot. E così, con l'umore sotto i piedi e una valanga di pensieri in testa, Angie si avvia verso casa. Ma il fatto, si sa, può essere davvero dispettoso, e l'incontro fortuito e travolgente con uno sconosciuto alto e sexy certo non l'aiuta a schiarirsi le idee. Lui è Grant Peterson, e l'attrazione tra i due è qualcosa di molto, molto simile a un colpo di fulmine. La mattina seguente, però, arriva una sorpresa come una doccia fredda. Grant è il nuovo direttore della biblioteca, intenzionato a riportare ordine e rigore nel regno di Angie. Come andrà a finire?